Nell'ambito della presentazione della guida legata ai diritti dei detenuti, conosciamo meglio quali siano i compiti del Tribunale della Sorveglianza di Torino. Il nostro Tribunale è un organo specializzato che si occupa dell'esecuzione penale, cioè noi gestiamo la pena potendo anche incidere su di essa in maniera molto rilevante, sia dal punto di vista della durata, sia soprattutto dal punto di vista delle modalità applicative attraverso la concessione delle varie misure alternative, affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare e via discorrendo. Strumenti che si sono via via sempre più ampliati in questo ultimo periodo anche sulla spinta della giurisprudenza europea, e quindi noi ci troviamo in questo momento in grossa difficoltà dovendo gestire numerosissimi strumenti con una potenzialità ridotta che era stata parametrata nel 75, quando i nostri compiti erano molto più limitati. E da qui la nostra perdita di efficacia, ecco, devo dire che viene lamentata in talune circostanze. Come avviene concretamente il lavoro? Ma noi abbiamo più funzioni. Il lavoro più rilevante è quello di valutare la posizione dei singoli condannati e decidere le modalità applicative della pena, cioè se carcere o se misura alternativa. Quelli che entrano in carcere potranno in un domani reiterare le loro richieste, noi vediamo se l'adesione alle opportunità trattamentali è stata esemplare, se vi è una perdita di pericolosità sociale, e quindi lo sbocco anche per questi ultimi può essere una misura maggiormente favorevole. Per gli altri vi è la possibilità di espiare la pena all'esterno con modalità diverse senza passare neppure dal carcere. Ovviamente questo dipende anche dalla tipologia dei reati, se sono reati più o meno gravi, se c'è una pericolosità sociale più o meno accentuata. La situazione come è cambiata dall'inizio del 2017? Ma la situazione è cambiata moltissimo, perché c'è molto più interesse dell'opinione pubblica e di tutti verso i diritti dei detenuti, quindi questo ha comportato, ed è anche giusto, un aggravamento del nostro lavoro, perché dobbiamo gestire numerosissimi strumenti che non c'erano ab origine. E il problema è che, appunto, come ho già sottolineato, che gli organici, specie dal punto di vista del personale amministrativo, sono rimasti quelli di un tempo, quindi a nuove funzioni non è corrisposto un aumento delle risorse.